Credo di essere ancora in tempo per proporvi un video a tema Among Us, dato che ormai ha invaso le tendenze di YouTube. Oggi vi spiego come realizzare un video di questo tipo per una intro di un vostro video, semplicemente come clip da utilizzare per un vostro lavoro. Innanzitutto abbiamo bisogno di un crewmate, ossia l'omino di Among Us classico, che ho ricreato su Photoshop sia per problemi di copyright sia perché non trovavo un'immagine buona da utilizzare su Google Immagini. Per risparmiarvi lo sbattimento di ricreare questo omino su Photoshop, vi lascio in descrizione il link del mio progetto dove potete scaricarlo, così che voi potete modificarlo a vostro piacimento. Come seconda cosa ci vuole un'arma, che ho ricreato su Photoshop prendendo come riferimento l'immagine di un vero AK-47 che non vi farò vedere per problemi di... non lo so, non vorrei che il mio video venisse etichettato come violento. Insomma, ho preso un'immagine e ci ho ridisegnato sopra. In seguito bisogna creare il fuoco dell'arma, che ho salvato come file separato dal resto dell'arma, e poi vi spiegherò il perché. Anche questo progetto ve lo lascio in descrizione, così che potete scaricarlo e modificarlo a vostro piacimento. Come ultima cosa ci serve una scritta, che deve dare l'idea di essere stata fatta con dei proiettili sul muro. Perciò, utilizzando una linea guida, ho creato dei pallini con il mouse. Adesso possiamo finalmente passare all'azione, perciò andiamo su After Effects. Allora, nel progetto ho già importato la AK-47, il fuoco della AK-47, l'ombra del nostro crewmate, il nostro crewmate e lo sparo sul muro. Adesso quello che dobbiamo fare prima di tutto è creare uno sfondo, quindi tasto destro, new, solid, seleziono un bianco non troppo forte, F0, F0, F0 va benissimo. Adesso prendiamo il nostro omino e lo trasportiamo qui. La prima cosa che dobbiamo fare è dare degli arti a questo omino. Perciò premiamo o Ctrl P oppure ci dirigiamo sopra nella tabella dei tools. In alto Puppet Position Pin Tool. Basta tenere premuto per vedere tutto il continuo del menu, della tendina. Quindi stavamo dicendo, prendiamo il Puppet Position Pin Tool, selezioniamo gli arti che vogliamo dare, o le giunture come volete chiamarle, al nostro omino. E adesso se ci dirigiamo più avanti nella timeline vedremo che al muovere di queste giunture si creeranno già dei keyframe per muovere il nostro omino. E adesso possiamo fare Ctrl Z, torniamo indietro. Adesso dovremmo andare nella tabella di sinistra, andare su Effects, Puppet, Mesh, Deform, aprire tutti questi Puppet Pin, selezionarli tutti quanti, fare tasto destro, toggle hold keyframe. Così adesso quando andremo a muovere il nostro omino vedremo che arriverà da un punto A a un punto B senza far vedere tutto il resto del movimento, come se fosse appunto un'animazione. Adesso possiamo fare Ctrl Z, torniamo indietro. Dobbiamo creare adesso l'animazione di questa camminata. Quindi andiamo all'inizio della timeline. Ok, sono all'inizio. 3 frame in avanti, 1, 2, 3, facciamo una camminata, altri 3 frame in avanti, 1, 2, 3, e adesso facciamo incrociare queste gambe. La gamba destra dovrebbe sovrapporsi alla gamba sinistra, quindi adesso dobbiamo far sì che questa parte del nostro crewmate si sovrapponga alla gamba sinistra. Per farlo dobbiamo andare sul Puppet Pin nella nostra tendina e scegliere l'ultimo tool, che è il Puppet Overlap Pin Tool. Selezioniamo la zona che vogliamo mettere al di sopra di tutte, quindi clicchiamo qui, poi sempre in basso a sinistra overlap, perché si sarà aperta questa funzione. Abbassiamo anche questa tenda, poi extend lo mettiamo più o meno, cerchiamo di coprire tutta la zona della gamba. In front possiamo metterlo anche a 400 500, basta che sia un numero grande. Insomma, appena vediamo che è abbastanza netto il distacco di questa linea capiamo che praticamente che cosa andrà a significare questa zona bianca. Semplicemente questa zona bianca dice ad After Effects che questa parte del corpo del crewmate deve essere al di sopra di tutta la composizione,
Quindi infatti adesso vedremo che la gamba che abbiamo selezionato è al di sopra di tutto. Adesso dovremo continuare a copia e incollare tutti questi keyframe per creare appunto l'animazione di una camminata. Però prima di creare tanti keyframe all'infinito, decidiamo prima quando si dovrà fermare il nostro crewmate, per decidere già un punto di arrivo. Quindi questa parte per adesso la lasciamo stare e andiamo nella parte position, quindi possiamo anche abbassare effects, andare su transform. Poi prendiamo selection tool oppure premete V, selezioniamo la nostra composizione e poi rimpiccioliamo il nostro omino. Se avete problemi nel rimpicciolirlo basta tenere premuto shift, così si ridimensiona in modo proporzionato. Comunque tornando a noi, io voglio che l'omino parti da qui e poi arrivi qui, si fermi qui. Quindi adesso io già lo posiziono qui, gli do il keyframe della position, innanzitutto mi assicuro che io sia all'inizio della composizione, poi mi dirigo, andiamo un po' più avanti, mi dirigo un po' più di qua, potete muovere il nomino anche in basso a sinistra con questi numeri, si può anche muoverlo in questo modo. Invece io mi trovo molto meglio comunque con il mouse perché il tipo di animazione è molto semplice. Comunque allora io voglio che il movimento duri 2 secondi, quindi facciamo che il secondo 2 e il secondo 2 il nostro mino già si fermi. Ok, siamo al secondo 2, perciò prendiamo questo keyframe che avevamo selezionato prima e lo lasciamo qui. Perfetto, adesso il nostro crewmate dovrebbe muoversi fino a qui. Perfetto. Adesso dobbiamo completare quella che era l'animazione iniziale, quindi torniamo un'altra volta su Effects, andiamo sui nostri Puppet Pin e adesso ci sarà un lavoro un po' di copia e incolla. Quindi zoom ancora di più e adesso dobbiamo semplicemente, dato che il movimento finiva con la chiusura delle gambe, dobbiamo ripartire con il movimento, quindi da questo keyframe, non questo, non il primo che abbiamo iniziato, perché il primo keyframe, se vi ricordate, era l'animazione di lui fermo. Questo keyframe ci servirà al termine, invece questo keyframe non dobbiamo copia e incollarlo a ripetizione, solamente alla fine ci servirà perché appunto è lui fermo. Quindi parte da fermo, che non si vede, e adesso continuerà l'animazione. Quindi andiamo 3 frame in avanti, 1, 2, 3, selezioniamo, Ctrl C, Ctrl V e poi di nuovo 1, 2, 3, Ctrl C, Ctrl V, 1, 2, 3, Ctrl C, Ctrl V, fino ad arrivare a 2 secondi. Qui è 2 secondi, perfetto. Quindi possiamo eliminare questi keyframe in eccesso. Possiamo eliminare anche l'ultimo frame, perché adesso ci servirà il frame di cui vi ho parlato prima, che è quello in cui ha le gambe chiuse, quindi è fermo. Quindi andiamo a prendere questo. Quindi andiamo sul secondo 2. Ok. Ctrl C, Ctrl V di questo frame, perfetto. Adesso dovrebbe creare l'illusione della camminata. Adesso possiamo aggiungergli l'ombra, quindi possiamo anche chiudere questa parte. Andiamo a prenderci la nostra ombra che ho salvato in modo separato. L'ho salvata separatamente perché se avessimo utilizzato il pin tool per muovere le gambe si sarebbe mossa anche l'ombra, quindi avremmo rovinato anche quest'ombra. Perciò l'ho salvata separatamente. Adesso l'ombra la vado a posizionare sopra il nostro crewmate. Non c'è bisogno di essere chissà quanto precisi, che direi che così può andar bene. E utilizzando questo strumento che è il parent, dobbiamo tenere premuto e lasciarlo su qui, sul nostro omino. Adesso l'ombra seguirà perfettamente il movimento del nostro omino. E questa è già una parte. Adesso iniziamo la parte più divertente, che è l'arma da fuoco. Allora adesso andiamo dove si ferma il nostro omino, che ha 2 secondi. Prendiamo il nostro AK-47, che è qui. Perfetto. Zoom un pochino, lo rimpicciolisco. Allora, ok. Diciamo che così può andar bene, forse non troppo più grande. Adesso dovremmo far sì che compare nella composizione, quindi mettiamo che l'omino si avvicina, passa qualche secondo, passa un po' di tempo, perfetto, e poi
impugna l'arma. Adesso dobbiamo creare l'animazione che appare l'arma, che appunto esce fuori. Quindi andiamo sulla K47, transform, zoomiamo un po' perché ci servirà un po' di precisione per fare questo lavoro. E adesso, utilizzando il pannello position, creeremo un movimento a rimbalzo. Io quando faccio questi movimenti muovo solamente l'arma in questo senso. Adesso vi spiegherò il perché. Abbiamo deciso che l'arma, il punto finale dove deve apparire l'arma è questo. Quindi possiamo posizionare questo keyframe un po' più avanti, perché è l'ultimo keyframe, quello che già sappiamo dove come finirà il movimento dell'arma. Io voglio che parte da qui, poi due frame in avanti, va un po' più sopra, due frame in avanti, va un po' più sotto, due frame in avanti di nuovo, un po' più sopra, due frame in avanti, un po' più sotto, due frame in avanti di nuovo, ed ecco che finisce, termina così il movimento. Adesso avremo creato un movimento a comparsa. Perfetto. Per dargli un po' più di realismo possiamo aggiungere un po' di motion blur. Quindi praticamente After Effects farà tutto il lavoro più difficile. Dobbiamo semplicemente cliccare qui e poi attivare il motion blur. Adesso si sarà creato una sfocatura nel movimento, così da rendere il tutto più organico e reale. Beh, reale fino a un certo punto, stiamo parlando di Among Us. Quindi adesso vediamo la nostra animazione a che punto è arrivata. Perfetto. Prima di proseguire con lo sparo, dobbiamo inserire la scritta. Quindi andiamo a prenderci adesso lo sparo, questa qui è perfetto. Lo trasciniamo qui, decidiamo la dimensione del nostro sparo, diciamo che così può andare bene. Perfetto. Decidiamo quando dovrebbe iniziare a sparare, quando dovrebbe iniziare a comparire questa scritta. Ok, magari un po' più avanti. Ok, perfetto. Adesso dobbiamo creare un movimento a comparsa di questa scritta. E come facciamo? Dobbiamo creare una maschera. Dobbiamo andare su Effects and Presets. Se non lo vedete questo pannello, basta andare su Standard oppure su Window, Effects and Presets, cercare l'effetto Stroke. Prima di applicarlo però dobbiamo creare una maschera. Quindi clicchiamo sullo sparo, prendiamo lo strumento penna oppure premete G. Creiamo un tracciato che ricopre la nostra scritta, la nostra lettera. E poi adesso possiamo usare lo stroke effect. Scegliamo un colore ben visibile, io scelgo il rosso. Aumentiamo la brush size, brush hardness anche al massimo. Ok, direi che va benissimo. Poi clicchiamo su Paint Style Reveal Original Image. Quindi adesso se andrò su End, partendo da 0 fino a 100, vedremo che si creerà un tracciato che rivelerà piano piano il resto della scritta. Quello che dobbiamo fare è scegliere quanto noi vogliamo che sia lungo questo scoprire della scritta. Quindi tracciamo un keyframe sullo 0 End, poi abbassiamo anche magari Effect, Stroke, perfetto, così vediamo anche il keyframe dove sta andando. E dopo magari qualche secondo, qualche frame, lo mettiamo a 100. Perfetto, adesso vediamo che si andrà a creare la nostra scritta. Però è troppo veloce, magari facciamo chiedere un altro po' di più. Un po' di meno. Ok, direi che così vada bene. Guardiamo l'effetto da capo, qui possiamo anche ricoprire, rialzare queste tendine. Perfetto. Adesso dobbiamo tornare all'animazione del nostro AK-47, quindi torniamo sul nostro AK-47, zoomiamo bene bene, ci dirigiamo nel punto in cui inizia l'animazione, che è qui. Abbiamo, se vi ricordate, il livello dello sparo è questo, quindi inizia proprio qui. E da qui inizia a muoversi il nostro AK-47, quindi quasi può andare anche ad occhio a dire il vero. Infatti adesso attiviamo anche la rotation, dove facciamo sì che andando più avanti spostiamo anche la rotation, quindi
Adesso regoliamo la cappa verso di qua. Andiamo un po' più avanti. Di qua. E rispostiamo di nuovo la rotation. Andiamo più avanti. Spostiamo di qua. E per finire il movimento termina qui. Ed ecco che il movimento della cappa, la rotazione finisce qui. Vediamo come è venuta. Ok, adesso dobbiamo dare il rinculo dell'arma per creare ancora un effetto più dinamico. Torniamo sulla nostra arma quando inizia a sparare, però stavolta non quando ha iniziato il movimento che è appena uscito l'arma il nostro personaggio, ma quando inizia a sparare. Andiamo su position, zoomiamo. Dato che noi abbiamo già creato un movimento prima, adesso a noi ci serve un movimento in orizzontale che parte da qui, però, da quando inizia a sparare. Quindi tracciamo un keyframe qui e iniziamo a far muovere l'arma da sinistra a destra. Un frame in avanti. La facciamo spostare un po' più di qua. Un frame in avanti. Riprendiamo il frame di prima, Ctrl C, Ctrl V. E la facciamo tornare al punto di partenza. Adesso cosa dobbiamo fare? Copiare a ripetizione tutti questi frame. Il penultimo, gli ultimi due. Ctrl C, Ctrl V. Poi avanti di un frame e riprendiamo sempre questi due. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Fino al termine del movimento, insomma. Ok, il movimento termina qui, perciò possiamo anche eliminare questi keyframe in eccesso e ci andiamo a prendere il primo keyframe dove l'arma terminava il suo movimento. Ok, perfetto, adesso avremo dato più movimento alla nostra immagine, rivediamolo per l'ultima volta. Ok, adesso dobbiamo aggiungere il fuoco dell'arma. Quindi andiamo ad aggiungere AK-47 fuoco, lo trasportiamo qui sotto. Dirigiamoci. Un attimo che lo sposto esattamente, il fuoco deve apparire esattamente quando appunto l'arma inizia a sparare, quindi direi che qui va benissimo. Rimpiccioliamo, aumentiamo anche lo zoom, mettiamolo a 200, perfetto. Abbassiamo qui transform, scale, diminuiamo la scale, ce l'abbiamo qui. Direi che così va bene. Adesso che abbiamo deciso dove incollare questo fuoco dell'arma, dobbiamo usare il parent e poi spostarlo sulla AK-47. E adesso vedremo che seguirà esattamente il movimento dell'arma. Anche qui attiviamo il motion blur sul nostro fuoco e per finire dobbiamo creare un'intermittenza tra uno sparo e l'altro, così da creare ancora un effetto migliore, più organico, togliendo l'opacità e aumentando l'opacità. Quindi adesso vi ricordo che sto lavorando solamente sul livello di questo fuoco. Andiamo su opacità, un frame in avanti, la tolgo, un frame in avanti, l'aumento, un frame in avanti, la tolgo. E adesso possiamo fare un copia e incolla come abbiamo fatto per tutte le altre cose. Dato che qui spariva, quindi deve ricomparire. Quindi posso copiarlo anche dal primo frame. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ok, appena finisce l'animazione che è qui. Perfetto, qui ormai la scritta si è creata, quindi possiamo eliminare tutti i frame in eccesso. E 0. Perfetto. Vediamo adesso il risultato. Da adesso deve tornare indietro, quindi si deve rimettere a posto l'arma. E per farlo dobbiamo semplicemente fare un lavoro di copia e incolla. Quindi andiamo sul livello della AK-47. Abbiamo deciso che in questo secondo deve mettere a posto l'arma. Quindi ci andiamo a riprendere i frame che avevamo utilizzato prima per far muovere l'arma sopra e sotto. Quindi li selezioniamo, decidiamo quando deve mettere a posto l'arma, che è qui. Quindi Ctrl C, Ctrl V. E adesso che avrà fatto questo movimento, tagliamo semplicemente questo livello. Abbiamo deciso che l'arma deve essere messa a posto qui, quindi clicchiamo sul livello, Ctrl Shift più D. Avrà diviso il livello in due parti. Il secondo livello in eccesso lo possiamo tranquillamente eliminare. E adesso
sparerà e poi rimetterà a posto l'arma. Un attimo che praticamente si vede che l'arma scende. Quando finisce di sparare l'arma scende. Noi non vogliamo che succeda una cosa del genere, perciò dobbiamo semplicemente prendere il livello iniziale, il keyframe iniziale, che è questo qui, dove l'arma è ancora ferma. Se non mi sbaglio è questo qui, l'ultimo keyframe dove l'arma è ferma, ok, questo qui, e lo ricopiamo subito dopo questo, subito dopo che l'arma inizia a scendere. Quindi invece a prendere questo frame, CTRL V, perfetto, e andiamo a lasciarlo anche qui. Un attimo, CTRL C, CTRL V. Ok, perfetto. Scegliamo un punto dove far tornare indietro, far fare un dietro front a questo omino, che è qui, che esattamente appena mette a posto l'arma, ok, qui. Dobbiamo creare adesso un altro livello di questo omino, quindi CTRL SHIFT più D. Abbiamo creato un altro livello. Adesso piuttosto che ricreare da capo l'effetto della camminata, basta che facciamo flip horizontal, quindi tasto destro, transform, flip horizontal, e poi andiamo sul nostro livello, tasto destro, time reverse layer. Adesso il nostro omino farà una camminata all'indietro, quindi dato che si sta parlando di una clip che va all'indietro, dovremmo trasportare tutto questo livello qui, perché appunto si sta parlando di qualcosa, di un livello al contrario. Infatti qui è rimasta la nostra camminata. Andiamo a prendere il punto in cui riparte tutto l'effetto, ok, questa parte in eccesso CTRL SHIFT più D la possiamo eliminare, a noi ci serve solamente la parte in cui fa un dietro front, perfetto. Insieme a questo omino dobbiamo prenderci anche la nostra ombra, però l'ombra si trova su Among Us omino ombra, ne creiamo anche qui un'altra, CTRL SHIFT più D. Quest'ombra dobbiamo semplicemente usare il parent, quindi quest'ombra la mettiamo sul nostro omino, che è questo qua, al secondo livello, e vedremo che seguirà il nostro omino. La voglio un po' più a sinistra però. Ok, perfetto. Adesso l'animazione sarà completa. Fantastico, abbiamo finito. Se volete potete arricchire il progetto con degli effetti sonori che si possono trovare tranquillamente online cercando AK47 Sound. Questo dipende appunto dai suoni che volete aggiungerci al vostro progetto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel mi piace ed un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per ricevere una notifica sul vostro smartphone quando uscirà un nuovo video. Infine, per farmi qualche domanda o per seguire le mie avventure da filmmaker, seguitemi su Instagram @marco.mazzella.